Siamo col vicepresidente del Consiglio regionale pugliese, l'avvocato Gian Diego Gatta. Oggi è l'unico esponente del Consiglio regionale presente alla conferenza stampa del Comitato Bollagino Lisa. Che messaggio manda al Premier Conte oggi presente a Foggia per la firma del contratto istituzionale per lo sviluppo della Capitanata? Io voglio augurarmi che per i Natali, per la terra di provenienza, il Premier sia particolarmente sensibile rispetto a questa esigenza che viene manifestata ormai da non so da quanti lustri dalla Capitanata. E credo che più di altri possa, proprio per la particolare sensibilità che gli dovrebbe derivare dall'appartenenza a questo territorio, dovrebbe battersi e lavorare perché finalmente il Gino Lisa ridivenga operante. È un'infrastruttura indispensabile per lo sviluppo socio-economico di tutta la terra di Capitanata, ma non solo, penso anche alla Basilicata, penso al Molise, perché insomma l'aeroporto Gino Lisa servirebbe un comprensorio piuttosto ampio. Su questo tema, tra l'altro, siamo intervenuti più volte, sono intervenuto più volte a mezzo di interrogazioni e comunicati stampa. Spero che questa possa essere la svolta così tanto auspicata. Devo dire che mai il territorio di Capitanata è stato rappresentato anche in Consiglio regionale in modo così, voglio dire, corposo. Abbiamo anche due rappresentanti di Foggia nella giunta regionale e se perdiamo questa occasione, cioè di far ridiventare operante il Gino Lisa entro il 2020, credo che insomma la situazione diventerebbe particolarmente critica e forse tanti sogni resterebbero chiusi nel cassetto dei desideri mai realizzati. Se perdiamo questa occasione, devo dire che dall'insediamento della Giunta di Emiliano sono passati già 3 anni e mezzo, eravamo al 2015, siamo ormai quasi al 2019 e nulla si è mosso in termini, voglio dire, così concreti. Sì, si è dato via ad una serie di procedure, l'iter è proseguito, poi si è inceppato, poi è riproseguito, poi si è inceppato di nuovo. Se non diamo davvero uno scatto di reni tutti noi di Capitanata, credo che insomma ci priveremo di un'infrastruttura che è assolutamente indispensabile. Penso ai Monti Dauni, penso al Gargano, ai territori più isolati di questa Capitanata che hanno assolutamente bisogno di questo aeroporto che probabilmente, per usare un eufemismo, è osteggiato da chi lo vede come potenziale concorrente rispetto ad un mercato che vorrebbe gestire in modo quasi monopolistico. Che idea si è fatto della metodologia assunta dal governo e da Invitalia per il contratto istituzionale per lo sviluppo della Capitanata? Cioè bypassare la regione forse per arrivare in tempi brevi, appunto entro la fine dell'anno, alla firma del contratto? Vede, io sono diventato particolarmente critico, forse anche gli anni che avanzano, e voglio vedere le opere realizzate. Poi le procedure mi possono interessare molto poco. Devo dire che l'Italia è la nazione di quel cancro che si chiama burocratizzazione di ogni procedura. Una carta per passare da un ufficio all'altro impiega mesi, poi ritorna all'ufficio di provenienza, poi ritorna all'ufficio di destinazione e alla fine le opere non si concludono mai. Ne abbiamo viste troppe di cattedrali nel deserto e abbiamo visto troppi progetti, magari anche, come dire, cantierizzati, che poi in realtà non hanno dato i frutti auspicati. Vedremo se questa procedura sarà fruttuosa o meno per gli interessi della comunità provinciale alla quale appartengo. Quello che mi interessa è che poi queste opere si facciano, della diga di Piano dei Limiti, dell'anello e delle gallerie sul Gargano, della superstrada veloce, di tutte le infrastrutture, di cui della mobilità e della viabilità, che è una delle tante criticità di cui soffre questa provincia. Basti pensare che per raggiungere da Monteleone di Puglia un paese del Gargano si impiegano più ore che raggiungere Ancona, e allora insomma credo che ci si debba occupare questa volta in modo fattivo ed in modo concreto. Vedremo se il governo giallo-verde possa davvero concretizzare quelle che sono state, come dire, le misure spot che li hanno portati a vincere, anche in termini poi, come dire, di programmazioni locali, no? Perché molti hanno vinto perché ritenevano di poter realizzare in tempi brevi quelle opere di cui questa provincia ha sete ed ha fame. Vedremo se sapranno realizzarlo. L'ultima domanda su Energas, il contestatissimo progetto di un megadeposito di GPL a Manfredonia. All'esito dell'ultima conferenza dei servizi che si è svolta al Ministero dello Sviluppo Economico è emerso che adesso la palla è ripassata alla Regione Puglia, alla Giunta Emiliano.
Cosa ne pensa al riguardo? Ma guardi, io ed il mio partito siamo stati sempre fermamente contrari all'allocazione di quest'opera per tutta una serie di ragioni che sono state ampiamente spiegate anche a mezzo di comunicati stampa. Abbiamo fatto volantinaggio, abbiamo fatto proprio militanza per strada, ci siamo schierati in occasione del referendum cittadino che è stato indetto per dire sì o no all'Energas. Ove mai dovesse servire ancora un provvedimento da parte della regione, in questo caso della giunta regionale di cui io non faccio parte perché io siedo tra i banchi del consiglio, ma ove mai servisse sarà nostra cura sollecitare gli assessori perché adottino tutti gli atti correlativi e conseguenziali rispetto alla determinazione espressa dal popolo sovrano sipontino, e cioè che quell'opera non si debba realizzare nel nostro territorio. Quindi se lo faranno sarà bene, se non lo faranno sapremo denunciare questa condotta omissiva, ma spero che vogliano far prevalere, come dire, gli interessi supremi della comunità rispetto ad altre logiche. Per chiudere la politica, si avvicina sempre di più l'appuntamento con le comunali di Foggia della primavera prossima. C'è ancora la speranza di un centrodestra unito oppure Forza Italia andrà per conto suo? C'è speranza. C'è una speranza consapevole e responsabile che il centrodestra debba scendere unito perché la gente crede in noi e vuole vederci coesi attorno ad un programma comune e con delle belle figure che possano rappresentare gli interessi della comunità. Non è tardi quindi? Assolutamente no, non è mai troppo tardi nella vita come nella politica. Grazie. Prego.